In studio Marco Scavino. Un minuto dopo le 14, siamo tornati in diretta con una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura, il dramma vissuto in provincia di Ragusa nella giornata di ieri: due gli incidenti mortali, uno quello di ieri a Modica e quello di ieri sera poi a Comiso. Era sul suo scooter Biagio Gianni quando ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un muro. Un impatto violento che non gli ha dato scampo. È morto sul colpo lo studente di 15 anni nell'incidente autonomo ieri intorno alle 19 nella zona industriale di Comiso, una reggia trazzera, una strada secondaria. Sono stati alcuni passanti a chiamare i carabinieri. Stamattina il medico legale Claudio Pulvirenti, nominato dal PM di turno Fornasier, ha eseguito l'ispezione cadaverica nell'obitorio del cimitero di Comiso. Domani si svolgerà i funerali alle 10 nella chiesa di San Biagio. La sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari, ha proclamato il lutto cittadino. Un'altra vita spezzata, ha commentato, che ha gettato dolore e sconforto nella nostra comunità. Una tale più triste non poteva immaginarsi. Una vigilia di Natale tragica, funesta anche per la famiglia di Daniele Caschetto, che a 44 anni è morto ieri intorno alle 14 mentre era nel suo tir sulla SS-194, la ragusana. Stamattina il medico legale Guglielmo Tumino ha eseguito l'ispezione cadaverica intorno alle 11.30 e si è conclusa alle 13.30. Adesso sarà il PM Fornasera a stabilire eventuali ulteriori indagini. Il corpo rimane all'obitorio a disposizione dell'autorità giudiziaria. La Procura Eblea ha aperto un fascicolo e, stabilita la dinamica del tragico incidente, comparirà anche il nome nel registro degli indagati al fine di accertare le responsabilità che hanno provocato il gravissimo incidente e cagionato la morte del 44enne che lascia la moglie e due figli minorenni. Le testimonianze di uno dei tre feriti meno gravi dell'imprenditore Stefano Giaquinta, che viaggiava dietro il tir di Caschetto, coincidono. Entrambi hanno reso la stessa versione sulla dinamica, la cui relazione sarà legata agli atti del fascicolo del PM insieme con le altre perizie. Caschetto proveniva da Pozzallo quando è avvenuto l'impatto violento contro un altro tir condotto da un 38enne di Biancavilla, che poco prima, probabilmente, e saranno le indagini della polizia locale ad accertarlo, era entrata in collisione con un furgone doblò condotto da un 38enne modicano che ha subito un trauma cranico e fratture alle gambe, ferito anche il passeggero. Nessuno dei tre è in pericolo di vita. Solo ieri, in tarda serata, i due tir sono stati rimossi da una ditta specializzata e posti sotto sequestro. Il Covid con le nuove regole. Arriva il decreto festività per fronteggiare l'ondata crescente di contagi e la diffusione della variante Omicron, che in Italia è oltre il 28% e con i contagi che sfiorano i 45.000 casi. Sale anche la pressione sugli ospedali, da qui il nuovo decreto che prevede l'obbligo di mascherina all'aperto anche in zona bianca, nonché l'uso FFP2 in stadi e palazzetti, cinema e teatri, sale da concerto, locali con musica dal vivo e anche sui mezzi di trasporto. In questi luoghi, si legge nel decreto, è vietato il consumo di cibo e bevande. Diminuisce la durata del Green Pass, che dal 1 febbraio avrà validità di 6 mesi. Inoltre, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Dal 30 dicembre l'accesso a musei e luoghi di cultura, piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere e centri termali, centri culturali, sociali e ricreativi, sale gioco, sale bingo e casinò sarà consentito solo a chi ha il Super Green Pass, dunque solo ai vaccinati e ai guariti. E fino al 31 gennaio si prevede l'estensione dell'obbligo di Green Pass rafforzato anche alla ristorazione al chiuso, anche al banco. L'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice è permesso solo a chi è in possesso del Super Green Pass e della terza dose. Possono entrare anche i soggetti guariti con 2 dosi, purché mostrino anche l'esito di un test negativo. Fino al 31 gennaio divieto di eventi e feste che implicano assembramenti all'aperto. E sempre fino al 31 gennaio le attività di sale da ballo e discoteche e attività similari resteranno chiuse. Per contenere il Covid, gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera effettueranno anche a Campione, presso gli scali aeroportuali marittime e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso in Italia. E poi, per consentire il ritorno in classe in sicurezza, ci sarà uno screening degli studenti. Sarà il Ministero della Difesa ad assicurare il supporto. Insomma, un Natale con non più restrizioni, alcune delle quali, dice il governatore della Sicilia Musumeci, erano state già introdotte in Sicilia. Noi abbiamo anticipato il governo nazionale anche con l'obbligo delle mascherine all'esterno. E mi sembra chiaro e sotto gli occhi di tutti che prestissimo andremo in zona gialla.
Siamo rimasti fuori per merito di tutti, possiamo dirlo, ma temiamo che le feste natalizie possano indurci in zona gialla. Il virus è facilmente contagioso, ma non è virulento, almeno per chi ha già fatto le prime due dosi e speriamo possa aver fatto o stia facendo la terza. E il rispetto delle norme deve essere il primo obiettivo al quale dobbiamo guardare. Non si stanno riempiendo le rianimazioni, si riempiono le corsie, proprio perché chi ha il vaccino non ha bisogno di andare in terapia intensiva. L'85% di chi è in terapia intensiva non ha fatto il vaccino. Quindi un motivo in più per convincersi che al vaccino non c'è alternativa. La cronaca, sbarco questa mattina a Pozzallo. Vigilia di sbarchi in Sicilia. A Pozzallo arrivati 214 persone soccorse il 16 e il 17 dicembre in 5 diverse operazioni dalla nave umanitaria CI4 nel Mediterraneo centrale. Alle 8.30 di stamattina l'attracco dell'imbarcazione alla banchina del porto. Attivata immediatamente la macchina dell'accoglienza, le cure dei sanitari prima del trasferimento sulla nave quarantena. 3 migranti, 7 bambini e 5 donne incinte trasferite in diversi nosocomi della provincia Eblea. Pozzallo si conferma una comunità accogliente. L'accoglienza è il nostro dono per queste vite che meritano un porto sicuro a Natale, ha commentato il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna. Per 7 giorni l'equipaggio della CI ha atteso l'assegnazione di un posto in gergo Place of Safety. Negli ultimi 4 giorni trascorsi in attesa c'era tensione a bordo, hanno commentato dall'imbarcazione. Arrivi anche a Lampedusa, arrivati complessivamente 572 migranti, soccorsi dagli equipaggi di 2 navi umanitarie, 114 sulla Ocean Viking, 459 sulla Geo Barents di Medici Senza Frontiere, i cui migranti hanno raccontato di essere stati assaliti e picchiati da uomini armati mentre tentavano di fuggire per mare. Ci sono infatti persone che presentano segni di violenza e ferite recenti. Tra il gruppo di persone salvate il 25 dicembre scorso dalla nave di Medici Senza Frontiere, 145 sono minori, l'80% dei quali non accompagnati. In base ai numeri che ci sono dall'inizio del 2021 a oggi, il numero è aumentato in maniera esponenziale rispetto al 2020. Questo dato testimonia come Lampedusa continua a restare sola, ha commentato, raggiunto da noi telefonicamente, il sindaco dell'isola Totò Martello. Il terremoto di ieri sera, il lungo sciame sismico di Catania. Paura a Catania nelle zone limitrofe a causa di una serie di scosse di terremoto iniziate ieri sera e continuate questa mattina. La più forte delle scosse ieri sera, magnitudo 4.3, scossa registrata alla rete sismica nazionale alle ore 22.33. L'epicentro è stato localizzato nella piana di Catania, circa 6 km a sud-ovest di Motta Sant'Anastasia, con ipocentro a una profondità di circa 11 km. Nell'area dell'epicentro del terremoto si erano già verificati altri eventi nelle ore e nei minuti precedenti le 22.33. La maggior parte di questi terremoti è stata di bassa magnitudo, con alcuni eventi che tra le 21.36 e le 21.38 hanno raggiunto magnitudo 2.9 e 3.3. Da ieri a stamattina circa 100 le scosse registrate. Un'altra avvertita alla popolazione si è verificata stamattina alle 7.14 di magnitudo 3.1 e un'altra dopo le 10 ma sul versante dell'Etna. In base al modello di pericolosità per il territorio nazionale, la pericolosità sismica di quest'area è considerata alta. Il terremoto è stato risentito in tutta la Sicilia orientale, in particolare nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa. La Protezione Civile ha subito invitato i sindaci dei comuni ricadenti in un raggio di 30-50 km dall'epicentro ad attivare la fase di attenzione nonché quanto previsto dei piani di protezione civile. E si tratta di una classica sequenza sismica legata appunto ai movimenti della crosta della Sicilia orientale, che diciamo in questa zona ha una grossa complessità di movimenti di natura geodinamica. E in quanto, come sapete, appunto la Sicilia è una delle regioni a più alto rischio sismico d'Italia ed è una delle regioni appunto più attive dal punto di vista sismico d'Italia. Gli eventi di oggi pomeriggio, di stamattina sull'Etna, invece non c'entrano niente, sono legati alla tipica attività sismica dell'edificio vulcanico. La Sicilia orientale dal punto di vista sismico è tutta pericolosa, dallo stretto di Messina fino alla zona del Siracusano, dei Monti Blei, quindi rientriamo perfettamente all'interno, diciamo, di questa zona.
Il GIP del Tribunale di Ragusa ha emesso decreto di sequestro preventivo per un cantiere avviato all'interno di una struttura ricettiva del centro di Marina di Modica, sequestro eseguito dalla polizia locale e dai carabinieri di Modica. Dai controlli è stato accertato che erano già state realizzate opere edili consistenti in variazioni volumetriche e di superficie coperta, modifiche ai prospetti ed ulteriori opere non suscettibili di facile rimozione in difformità col permesso di costruire e le autorizzazioni del Genio Civile e della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali. 5. Le persone indagate, il rappresentante legale della società proprietaria della struttura e dunque committente dei lavori, 2 tecnici e altrettanti titolari di imprese. 3. I reati contestati che riguardano in sintesi la mancanza di titoli abilitativi di natura urbanistica ed edilizia. La pagina del Natale adesso con gli auguri dei vescovi siciliani. L'augurio che ci scambiamo è che riusciamo ad accogliere sempre più in noi Gesù che viene, accoglierlo a tal punto da portarlo agli altri. Questa è la gioia natalizia che ci auguriamo ed è una gioia molto importante per i tempi in cui viviamo, con le difficoltà, non soltanto la pandemia, ma tutto quello che ci preoccupa, ci fa soffrire. Viviamolo con la presenza di Gesù in noi. Aiutiamo gli altri a viverlo allo stesso modo. Sarà la gioia bella che sempre più vogliamo aumentare nella nostra vita. I magi andarono a trovare Gesù nella grotta di Betlemme, lo trovarono avvolto in bianche vesti. Ecco, il Natale è invece Gesù che trova noi, che viene a trovarci nelle fasce della nostra tristezza, dei nostri dolori, delle nostre miserie, delle nostre fragilità. Viene a scovarci laddove noi viviamo, ecco, un momento di buio e un momento di tenebra. La grande gioia del Natale è proprio questa, che non siamo stati noi a trovare Gesù, ma è Lui che viene a trovarci sotto le macerie di un'umanità spesso ferita, spesso, ecco, incapace di trovare la vera gioia, viene a trovarci per darci quella gioia, quella speranza di cui oggi noi abbiamo tanto bisogno. Cari amici, Natale è questo, non lasciamolo inquinare dal consumismo e dall'indifferenza. I suoi simboli, specialmente il presepe e l'albero addobbato, ci riportano alla certezza che ci riempie il cuore di pace, alla gioia per l'incarnazione, a Dio che diventa familiare, abita con noi, ritma di speranza i nostri giorni. L'albero e il presepio ci introducono a quel clima tipico del Natale. Un Natale commerciale non lo dobbiamo vivere, lasciamoci avvolgere dalla vicinanza di Dio, questa vicinanza che è compassionevole, che è tenera, lasciamoci avvolgere dall'atmosfera natalizia che è l'arte, le musiche, i canti e le tradizioni che ci scendono nel cuore e ci fanno vivere il mistero dell'incarnazione. Auguro a tutti un buon Natale, così come Papa Francesco ce lo ha augurato. Nonostante i messaggi sul consumismo e sulla commerciabilità poi della festività, che diventa così un momento di economia diverso, continuano ovviamente i regali di Natale. Poco più di 200 euro la stima dei regali a persona. Circa 207 euro a persona è quanto stanno spendendo i siciliani per i regali di Natale, emerge dalla consueta indagine condotta da SVG per Confesercenti. Libri e abbigliamento tra i regali più scelti e poi tanta enogastronomia, soprattutto i prodotti siciliani da poter portare nelle nostre tavole ma anche da regalare a chi non vive in Sicilia ma che vuole gustare comunque un po' della nostra regione. Prodotti che possono essere trasformati per diventare tessuti o gioielli, così come ci confermano alcuni commercianti che vedono in questo Natale una speranza per la ripresa degli affari.
La gastronomia va per la maggiore, quindi i prodotti gastronomici locali sono molto ricercati e poi si cerca molto il personalizzato, quindi noi abbiamo tanti artigiani che non solo fanno oggetti che naturalmente hanno già in mostra, ma hanno la possibilità anche di personalizzare al momento con il nome, con la dedica, qualsiasi cosa si ricerchi e questi sono gli oggetti più venduti. Si sceglie tanta enogastronomia per questo Natale con i prodotti tipici del nostro territorio. Ormai la gente va alla ricerca di tutti questi prodotti tipici e noi abbiamo proprio una produzione di melagrana di 4.000 piante e facciamo pure le confetture di melagrana e le confetture di bastardoni e spremute fresche e anche il liquore alla melagrana. La Sicilia da regalare. Sì, noi creiamo arredo casa e accessori, tutto in stile prevalentemente siciliano, artigianale e sartoriale, perché vogliamo che lo spirito della Sicilia arrivi nella casa di tutte le persone, dei vari turisti e di tutti i siciliani che si trovano sparsi in Italia. Proprio il nostro motto è la Sicilia a casa vostra. La natura si trasforma in gioielli. Sì, la natura si trasforma in gioielli ed è una tradizione familiare. La mia famiglia coltiva il fico d'India da generazioni nell'appezzamento di terreno a Militello in Val di Catania. Io ho pensato di creare questa linea di eco bijou che rappresentasse un po' la Sicilia. Questo Natale si regala tanta dolcezza e tanto cioccolato. Assolutamente sì, almeno portiamo un po' di allegria in questa piazza università a Catania e cerchiamo ovviamente di trascorrere giorni belli, felici e sorridenti soprattutto. Non possono mancare sotto l'albero di Natale i regali per i bambini. Anche per il Natale 2021 i giocattoli non possono mancare sotto l'albero. In un Natale in cui si guarda spesso al portafoglio, con aumenti e inflazione che non aiutano, non si rinuncia comunque a un regalo per i più piccini, perché vederli felici è la più grande soddisfazione. E così, dopo i prodotti enogastronomici e i libri, il 54,4% dei regali è proprio un non giocattolo. Genitori dunque avvisati dai figli, che stilano liste precise inseguendo i tempi che cambiano. La vendita del giocattolo, diciamo, va bene, benino, diciamo, si è abbassato il target un po' sul costo di spesa, però per i bambini, diciamo, sotto l'albero è sempre presente il giocattolo. Ovviamente le tipologie sono un po' cambiate, si va molto anche sull'elettronica, quindi è una base, diciamo, un po' di scelte, diciamo, molto per bambini più piccolini, però comunque un pensiero c'è sempre per i bambini, non ci sono grosse spese. Ma si accontentano, si evita magari i grandi e i bambini però non si fa mancare il giocattolo, diciamo. I genitori arrivano con la lettera di Babbo Natale in mano? Sì, con le richieste specifiche, ovviamente ormai l'utilizzo dei telefoni e internet porta anche la scelta di un prodotto mirato, delle volte anche con difficoltà perché ci sono cose non semplici da trovare. Tutto sommato si cerca di accontentarli o magari avvicinandoci all'articolo che desiderano. E c'è anche la corsa ai supermercati. È corsa agli ultimi acquisti nei supermercati per preparare il cenone di Natale, gli ultimi ingredienti che mancano proprio per la vigilia. C'è chi compra panettoni, chi invece si adopera anche per il pranzo natalizio. Gli acquisti natalizi e il foglietto in mano, che cosa manca a casa? Ma un po' di tutto, però piano piano stiamo cercando di comprare, c'è molta confusione in giro, per cui facciamo, insomma, delle piccole spese, delle piccole cose. Sì, spero di non sbagliare, perché a volte li scrivo però poi li dimentico a comprare. Noi andiamo sulla tradizione, quindi le scacce, le focacce, le arancine, poi ripeto, non è di mia competenza, io faccio solo la spesa poi. E miele, salse per i formaggi. E un panettone tradizionale? Faremo una cosa molto, molto tranquilla, però sì, prendiamo le ultime cose. Piatto che si cucina questa sera? Le solite cose, focacce, quelle di broccoli, eccetera. La cosa più importante secondo me è riunire un po' la famiglia, quindi stare con i genitori, e i figli, anche se dobbiamo stare in questo periodo molto attenti. Gli ultimi acquisti, ormai ora si dedica tutto alla famiglia, finalmente.
Il re dei dolci, il panettone. Non è Natale senza un panettone nelle nostre tavole, non solo il panettone classico, ma tante varietà per rallegare le nostre giornate di festa, da poter consumare insieme ai nostri cari, ai nostri amici, ai nostri parenti. Se parliamo di panettone, parliamo con chi questo panettone lo rappresenta nelle sue forme più belle, un'istituzione nella pasticceria siciliana Santo Giarrusso. Santo, 10 varietà di panettone addirittura. Sì, sì, sono parecchie le varietà che facciamo e sempre si aggiungono altri ogni anno per dare sempre delle novità al consumatore. Tra le più particolari, tra le novità di questo 2021? Il 2021 è l'innovazione di questo panettone, che è il nostro bausettone, che richiama la caratteristica della nostra torta bausette. Nella sua forma, nel suo modo al cioccolattoso, questa è la cosa simpatica. Poi ne ho altri che sono il maschio, il panettone maschio, che è il chocolate rum, che è un panettone che va alla grande, piace un po' a tutti, e poi sempre il pistacchio e sempre il pistacchio. E poi ci sono anche quelli gelato. E poi il gelato, fatto lo stesso panettone, però nella forma gelato, mettendo all'interno, se il pistacchio, mettendo il gelato al pistacchio, alla nocciola, alla gianduia e il resto. E allora apriamo questo panettone, e mentre lo apriamo spiegaci anche più o meno quali sono gli ingredienti principali di un panettone principe. Allora, questo panettone è un panettone al cioccolato, c'è un impasto al cioccolato con una pasta di cacao che ci facciamo noi in casa artigianalmente. Dopodiché mettiamo una farcitura di gianduia, che sarebbe cioccolato al latte con il cioccolato fondente, e poi mettiamo una parte croccante di sopra, tipo la nostra torta bausette, e la rifiniamo col del cioccolato. Rimane la parte croccante di sopra e morbido all'interno. Vediamo com'è dentro. Descriviamo anche il rumore, perché c'è questa parte croccante e quindi si spezza appena si taglia. E allora apriamo insieme. Così abbiamo la parte morbida, che è la parte di gianduia, e il panettone al cioccolato, e la parte croccante di sopra col cioccolato di sopra. Quali sono gli ingredienti principali del panettone? Gli ingredienti principali sono, oltre il lievito, la farina, lo zucchero, sono i tuorli d'uovo, sono importanti, e un burro di alta qualità. Queste sono le cose più importanti di un panettone. Quanto tempo serve per fare il panettone? Servono 48 ore per fare un panettone, 2 giorni passano, dall'inizio dell'impasto alla fine della lievitazione, il forno, e poi al momento che viene velato e conservato. E poi passerebbero 7 giorni per avere la maturazione al massimo del panettone. C'è anche la possibilità del pandoro, anche quello viene richiesto. Sì, noi facciamo parecchi pandori, e il pandoro è una fascia di gente che piace più quella parte più morbida, più corposa, ed è il pandoro comunque è un bel prodotto. Quanti se ne sono venduti? Questo 2021 è andato meglio del 2020? Ma io dico sì. Ancora siamo quasi alla fine della stagione, ma rispetto agli altri anni abbiamo venduto ancora più panettone dell'anno scorso. C'è voglia di gustare tanta dolcezza delle nostre tavole, allora tanti auguri di Buon Natale. Buon Natale a tutti! Devo dire che a quest'ora c'è voglia di mangiare, per chi ancora non lo ha fatto, e continueremo a vedere le immagini di ciò che non può mancare sulle nostre tavole nella seconda parte del nostro telegiornale, a tra poco. 14:27 minuti, di nuovo in diretta, parliamo di gastronomia natalizia, la regina degli iblei, la scaccia. A Natale, come da tradizione, non può mancare la preparazione delle tipiche scacce modicane. Ci troviamo in un laboratorio privato qui a Modica. Sono con il signor Enzo Covato, che ci farà vedere come preparare una tipica scaccia modicana. Prepariamo la scaccia al pomodoro? Pomodoro e formaggio. Qua abbiamo il pomodoro. Pomodoro è già condito con formaggio e basilico e olio extravergine di oliva. Stiamo iniziando a chiudere la focaccia. Sì. Allora, la focaccia si deve chiudere in quattro pieghe. Gli ingredienti per preparare la pasta sono: importantissimo che la farina sia del nostro grano, quello locale. Mettiamo un po' di olio extravergine di oliva, del sale, e se c'è chi anche vuole può mettere anche un po' di lievito. È arrivato il momento di infornare le nostre focacce. Forno a? Forno a 220 gradi, ventilato. Allora, signor Enzo, è arrivato il momento di preparare un pastizzo ricciurietti, cosiddetto pasticcio di broccoli, che ci pensa tua moglie Salvina. Certo. Ecco,
vogliamo spiegare il tipo di pasta? Il tipo di pasta è uguale a quella delle scacce e poi c'è, si mettono i cavolfiori, quelli neri, quelli tradizionali che abbiamo qua a Modica, e olio extravergine d'oliva, sale, un po' d'aglio e poi si possono condire a parte come vogliamo noi, salsiccia, capugliato, carne di maiale, mollica, baccalà, anche il baccalà. Qualcuno c'è anche che mette anche il baccalà. La tradizione vuole anche il baccalà. La tradizione vuole anche il baccalà. Questa si chiama in dialetto buccatella. La particolarità della buccatella rispetto al pastizzo è che quando viene mangiata la puoi utilizzare, si può mettere nelle mani, si può mangiare a calzone e nella fine della punta rimane un po' di olietto col succo del sapore del broccolo e del cavolfiore che è buonissima. Rende la pasta tenera, morbida e succosa. E stiamo vedendo come è brava tua moglie Salvina. È brava. A chiudere con il cosiddetto riefugo. Riefugo, questo si chiama riefugo. Praticamente è il sigillo che va a sigillare tutto a buccatella. È arrivato il momento di sfornare le nostre scacce modicane perché sono già cotte. Abbiamo visto pastizzo ricciolietti cotto. Ci siamo quasi. E adesso non resta che fare gli auguri di buon Natale e buon appetito. Buon Natale e buon appetito a tutti. Buon appetito davvero a tutti. Presepe vivente, domani è il giorno del presepe vivente di Ispica. Si svolgerà regolarmente il presepe vivente di Ispica nelle date del 25 e 26, sempre tra le 16 e le 21. È quanto comunicato dalla Promo Eventi, mentre per quanto riguarda le altre date già programmate, 1, 2 e 6 gennaio, saranno oggetto di valutazione successiva e sarà tempestivamente comunicata sui canali social del presepe. Inoltre la Promo Eventi comunica che sono state sospese le prevendite online e che sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al botteghino allestito in Piazza Sant'Antonio. L'organizzazione invita dunque tutti i partecipanti al massimo rispetto delle disposizioni anti-Covid, Green Pass, mascherine a norme, distanziamento e piccoli gruppi, sulle quali saranno effettuati rigidi controlli. Gli organizzatori inoltre hanno lavorato affinché tutto si possa svolgere nel massimo del rispetto delle misure anti-Covid. Un evento tanto atteso, quello del presepe vivente di Ispica, che anche per questa edizione, giunta alla 24esima, si svolgerà nello splendido scenario delle grotte di Spaccaforno. Ai visitatori si presenterà un presepe con diverse novità, come conferma lo staff organizzativo della Promo Eventi, guidato da Angelo Di Martino, Angelo Di Rosa e Tonino Spataro. Personale specifico vigilerà sul rispetto di Green Pass, mascherine e distanziamento. Il direttore artistico Peppe Galfo ha curato nei dettagli tutto lo spettacolo, che sarà improntato ai canti siciliani di un tempo e culminerà nel grande anfiteatro della Natività, dove ancora una volta la Madonna e gli altri figuranti emozioneranno il pubblico intonando canzoni in siciliano antico. Davvero imperdibile, ma adesso cambiamo argomento perché c'è qualcuno che lo perderà sicuramente questo bellissimo presepe vivente. Giulio Stracquadanio, che ha scelto oggi di partire per girare tutta la Sicilia. Veronica Puglisi. Inizia oggi la vigilia di Natale il viaggio di Giulio Stracquadanio, il 32enne modicano che ha deciso di affrontare 1300 chilometri a piedi per tutta la Sicilia. L'incontro con altri 10 persone che hanno voluto accompagnarlo fino a Ragusa Ibla, proprio dinanzi la chiesa di San Pietro. Tanti gli amici giunti a salutare Giulio, pronto lo zaino con solo l'indispensabile, tanta la voglia di percorrere la Sicilia, 1300 km a piedi, un viaggio introspettivo, dice, durante il quale Giulio registrerà i vari momenti, le difficoltà, le bellezze della nostra terra. Presenti gli uomini della Protezione Civile, il sindaco di Modica Ignazio Abate, il parroco della chiesa di San Pietro, padre Antonello Abate, una vigilia di Natale speciale per Giulio, pronto ad affrontare un viaggio della durata di un mese. Adesso stamattina iniziano a farmi paura perché fin quando la data sembrava abbastanza lontana ero molto entusiasta di questo progetto, però sono molto 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 determinato. È stato molto difficile chiudere la propria vita all'interno di un carrellino largo qualche centimetro, però alla fine ci sono riuscito, sto portando l'essenziale. E sarà anche il mio compagno di viaggio perché saremo solo io e lui.
e non poteva mancare l'abbraccio e il saluto della mamma. Sono rassegnata, preoccupata perché conoscendolo sicuramente, anche se avrà difficoltà, continuerà, questa è tutta la... Però c'è abituata, perché... Però sono abituata perché già a 19 anni mi ha fatto prendere dei colpi abbastanza seri e quindi stasera quando ci sederemo a tavola pensando a lui che è solo possibilmente, insomma, un pochino da pensarci. Un messaggio che lei vuole dare a suo figlio? Torna presto perché ti aspettiamo. Non mi rimane solo che dirvi ci vediamo fra 30 giorni. Allora in bocca al lupo Giulio e buon viaggio. Noi ci fermiamo, sono le 14:34 minuti, termina qui questa edizione del nostro telegiornale. Colgo l'occasione per porgere a tutti voi i più sinceri auguri da parte della redazione, ma anche da parte di tutto il gruppo editoriale Video Mediterraneo. Auguri di buon Natale.